La mostra di Vainer Vaccari a Trento è una certezza. E il titolo non potrebbe dirlo meglio perché indica, insieme al nome del pittore Vainer Vaccari di Modena, certezze soggettive, che è apparentemente un ossimoro, perché la certezza dovrebbe essere tutto meno che soggettiva. Ma credo che fotografi perfettamente. Non so se il titolo si deve, in questo caso io ho voluto la mostra, ma il titolo è stato, credo, dell'ottimo direttore, autorità dell'arte contemporanea trentina, Lorenzoni, o forse anche di Vainer stesso. In ogni caso è una certezza che qui siamo davanti alla pittura, è una pittura che dà piacere. Normalmente la pittura contemporanea, quando è pittura, anche quando lo è, dà malinconia, dà dolore, dà una condizione di disagio, perché tu devi capire il dramma dell'artista. Ma chi se ne frega del dramma dell'artista? Il dramma ce l'hai tu, l'artista dovrebbe consolarti. Ora, diceva Leopardi che scopo della vera poesia contemporanea di accrescere la vitalità. Possiamo dirlo di Vainer Vaccari, accresce la vitalità, anzi accresce la felicità. Uno dei motivi per cui si vive è essere felici, molti non lo sono. I pochi felici, come noi siamo, tentiamo di essere, io anche attraverso la malattia non sono mai stato infelice, non posso consentirmi di essere infelice. Ebbene, Vainer dà felicità, questa mostra vi riempirà di felicità. Guardate questo dipinto. È un dipinto che io vedo poco perché sta a casa di mia sorella. Credo che lo donò a me il pittore. E qui vedete questo buco che è il male. Il buco è quello di cui non sappiamo nulla. E qui c'è la certezza di un giovane che pianta invece un fiore e fa un piccolo buco per una cosa utile. Quello è un buco inutile, questo è un buco utile. E qui vedete queste bellissime ceramiche, come sono in molti dipinti meridionali, una ceramica in cottura con lo smalto dipinto e la scarpa rossa, quella scarpa rossa è la felicità. Un uomo così concentrato nel suo impegno di piantare la sua pianta, perché quella pianta cresca, perché diventi la pianta del mondo, la pianta della vita, e la sua scarpetta rossa. Ecco, questo quadro è il gatto non fa mai niente, il gatto sta per i cazzi suoi, sua natura, insomma. E quindi credo che da questo dipinto sarete allettati a vedere la mostra. Un altro autore che citavo prima, che ha cercato di rendere le persone felici, soprattutto se stesso, è Fernando Botero, che la gente conosce e guarda perché comunica felicità. Vaccari è stato più sofisticato, più intellettuale, però non ha mai perso il punto di vista di chi deve dipingere qualcosa che è nel suo sogno. Il suo sogno è la nostra realtà e la sua realtà è una certezza soggettiva. È un sogno che è realtà. D'altra parte, quando uno sogna, crede di vivere. Il sogno è una realtà parallela. Certezze soggettive, Vainer Vaccari, la civica di Trento è la vera sede del Marte. Inutile andare al Marte a vedere tutti quei falsi, tutte quelle cose. Venite qui, e qui vi aspetto, poi c'è Lorenzoni.